bottiglia e caffè. Parafrasando e utilizzando anche un po' di immaginazione, abbiamo tutti gli indizi utili per individuare, per indovinare la ricetta del giorno. Shakerando una miscela a base di caffè con una bottiglia, otterremo un dessert da leccarsi i baffi, il tormentone dell'estate. Il caffè è l'ingrediente protagonista, quindi ho realizzato il caffè con la moka, poi l'ho lasciato completamente raffreddare. Altro ingrediente molto importante rappresentato dalla panna che io ho scelto, panna vegetale dolcificata, però se non volete utilizzare la panna vegetale potete sostituirla in uguale quantità con la panna fresca, quella vaccina per intenderci, ok? Abbiamo altri due ingredienti facoltativi, ovvero 10 g di cacao amaro e zucchero a velo 50 g. Un accorgimento molto importante è quello di cominciare a raccogliere gli ingredienti a partire da quelli secchi. Quindi ho posizionato un imbuto all'interno della bottiglia, bottiglia in plastica da litro e mezzo. Aggiungiamo il cacao amaro, poi lo zucchero. Ho scelto zucchero a velo, ma potete utilizzare anche zucchero semolato, quello che gradite, o anche evitarne l'impiego. E cominciamo ad amalgamare lo zucchero con il caffè, così, e il cacao. Apriamo il tappo, rimettiamo l'imbuto e versiamo la panna vegetale fredda di frigorifero, accorgimento molto molto importante. A questo punto non dobbiamo far altro che shakerare la bottiglia abbastanza energicamente, così come sto facendo io, per circa 5-6 minuti. Noterete il progressivo cambio di consistenza che da liquida, qual è la panna, diventerà via via più soda fino ad assumere la consistenza di una mousse. Ho shakerato per 7 minuti, ho fatto anche un po' di bicipiti. Potete anche sentirlo, oltre che con le mani, proprio con l'udito, che la panna non sbatte più contro le pareti della bottiglia, ok? L'ideale prima di servirla sarebbe lasciarla raffreddare in frigo per almeno un'oretta, in modo che si compatti bene e che si raffreddi. L'ho lasciata dunque completamente raffreddare, adesso finalmente possiamo fare i bicchierini. Curiosi di scoprire il risultato? Beh, non vi tengo troppo in sospeso, guardate un po'. La cremosità. Wow! Riempiamo i bicchierini. Potete lasciare il composto all'interno della bottiglia, ovviamente, e servirla quando necessario. Spolverizziamo con un po' di cacao, giusto poco poco poco. E possiamo eventualmente aggiungere un ciuffetto di panna montata, qualche chicco di caffè. Viva il tormentone dell'estate, insomma, un dessert favoloso che non potevo non provare anch'io. Guardate un po'.